Buongiorno e ben arrivati. Inizia oggi il Bello del Benessere, il primo programma dedicato al benessere, alla nutrizione e al fitness. Siamo ospiti all'interno di Monticello Spa, un'oasi di benessere nel cuore della Brianza, esattamente a Corte Nuova, in provincia di Lecco. Non sono da solo, ma come sempre ho una compagna di avventure televisive che debutta come conduttrice, Lorella Ridenti. Ciao Lorella, ben arrivata e ben trovata. Ciao Damiano. Bene, grazie. Come ti senti? Emozionata, imbarazzata, ma felice. Poi siamo in una cornice splendida e non dimentichiamoci di... della signora Marina Graziani, che vedremo tra poco. Allora, non siamo da soli. Chi è venuto a trovarci oggi? Un ospite d'eccezione, anzi due ospiti d'eccezione. Due ospiti, il nostro amico Beppe Convertini. Ciao Beppe. Buongiorno, ben trovati. E la proprietaria di Monticello Spa, la signora Alberta Rossi. Salve, ben arrivata. Allora Alberta, intanto grazie per questa ospitalità in questa oasi veramente di benessere, come l'ho definita. Vogliamo dire ai nostri telespettatori quanto è grande questa struttura e da quanto lei è proprietaria di questa meravigliosa oasi? Allora, la struttura si sviluppa su circa 5.000 metri quadri, divisi in quelle che noi chiamiamo un po' le nostre anime. Quindi abbiamo una zona di vasche a temperature differenziate, con getti idromassaggio, cascate cervicali, lettini ergonomici sommersi. L'acqua è arricchita di ossigeno, di sali, e che questo permette ovviamente, assieme all'idromassaggio, di recepire tutti gli effetti benefici. Abbiamo ovviamente poi una zona di saune, anche queste a temperatura differenziata. Tra l'altro voglio sottolineare la nostra sauna panoramica, che è un po' il fiore all'occhiello di recente che io conosco, che è meravigliosa, grandissima, 50 posti, è veramente una sauna poi che si affaccia su un contesto meraviglioso. Saune al nostro interno e ambienti di vario genere, tipo ambienti emozionali dove le persone possono rilassarsi, ritrovare, rigenerarsi sia fisicamente che... Alberto, da quanto tempo gestite questa struttura? Allora, io personalmente me ne occupo da 6 anni, dopo che mio marito ha deciso, differenziando le sue attività, di entrare in questo business, che è veramente piacevole e divertente, peraltro molto attuale. Mi piace, purtroppo io sto dietro le quinte, quindi sono la peggior cliente di me stessa perché manca sempre il tempo. Vi dovete riposare un po' però, non è che dovete pensare solo al business. Assolutamente, pensare al benessere degli altri è fonte di tanto stress per noi stessi. Beppe, tu sei un uomo di spettacolo ormai affermato, ma hai iniziato come modello. Quanto è stato importante per te l'aspetto fisico nella tua professione? Credo che sia stato fondamentale, soprattutto all'inizio, perché ho iniziato, avevo 15 anni e ho girato il mondo facendo il modello, insomma, per i grandi, da Valentino, Armani, da Versace a Ferré. Beh, l'aspetto fisico è stato fondamentale perché comunque chiaramente in passerella o per fare le campagne fotografiche o le campagne televisive naturalmente richiedevano anche un bel aspetto, certo, oltre che certo, un aspetto fisico appunto molto piacente. E un elemento che poi col tempo chiaramente passa in secondo piano, perché poi facendo l'attore o facendo il conduttore ti permette di stimolare altre, ecco, stimolare più la mente, meno il fisico. Però diciamo che vanno poi di pari passo sostanzialmente, perché non si dice che appunto per avere un corpo sano bisogna avere una mente sana. Giusto. Perché non è casuale appunto questo antico detto. Cosa fai tu oggi per mantenerti in forma così? Qualche consiglio? Normalmente si con molto fighi, sport. Si nasce fighi, no. Io penso come si fa a mantenere poi? Io penso che tutti possono avere un bel fisico, perché sai, il fisico lo puoi curare andando in palestra, ma non solo in palestra, ecco, la palestra è il modo più semplice, più veloce, certo, più efficace. Però in realtà poi facendo dello sport, credo che sia fondamentale per tutti noi fare sport a qualsiasi età, se non altro camminare. Ecco, camminare è già un elemento molto importante perché ti permette di come dire, prevenire molte malattie che non camminando, diciamo, arrivano. Per essere così bello è venuto da Milano a piedi e quindi ritornerà da Roma. Esatto. No, in realtà faccio sport sempre.
Ma questo perché comunque sin da piccolo mi piaceva fare sport, anzi devo dire che se devo raccontare un aneddoto, da piccolo io vengo da una famiglia molto normale, insomma una famiglia che non ha grandi possibilità, quindi andare a fare sport per me era una cosa difficile, quindi quando mi hanno iscritto a nuoto, che io tanto desideravo imparare a nuotare, ed ero già grande perché avevo già 15 anni, è stata una cosa bellissima, e questo per dire quanto veramente lo sport deve essere per tutti, perché purtroppo le palestre, come anche le altre attività sportive, compreso il nuoto a maggior ragione, sono molto costose, quindi bisogna far sì che tutti facciano sport. E che facciano sport anche coloro che non possono farlo, non possono permetterselo, perché lo sport fa bene a tutti ed è importante, è una cosa che deve essere molto più democratico lo sport. Grazie Beppe. Alberta, perché i telespettatori che ci guardano da casa dovrebbero scegliere Monticello Spa rispetto a un'altra struttura? Beh, allora, Monticello Spa è la prima, consentitemelo dire, daily spa nata in Italia. Nel 2006, se qui c'è, mi correggono, comunque siamo stati i primi, quando ancora, soprattutto in una Brianza laboriosa, operativa, quindi ci si alzava la mattina e si pensava solo ad andare in fabbrica, la spa era in società per azioni, quindi nessuno immaginava che cosa fosse questa spa. Ed è stato un grande successo, quindi questo ci ha permesso ovviamente di acquisire, accumulare un'esperienza che sicuramente i nostri competitor, bravissimi, però certo, ci invidiano. E poi Monticello, insomma, adesso io non so se i telespettatori possono vedere, certo, è vedremo, un contesto vedremo, meraviglioso, si affaccia direttamente sulle montagne Lecchesi, quindi a pochi chilometri da città importanti, Milano, Bergamo, Lecco, Como, città molto belle, Brescia. Quindi veramente uno esce dal caos cittadino e arriva in un'oasi di benessere. Bene, allora è arrivato il momento di vedere che cosa sta facendo Marina Graziani. A te la linea. Grazie Damiano e grazie Lorella, noi siamo quasi pronti all'azione, ma non sono solo, sarò in compagnia di Stefano De Veteris. Ciao Stefano, benvenuto al Bello del Benessere. Ciao Marina, grazie. Sei qui oggi per parlarci del piloxing, che è una disciplina, anzi la fusione di più discipline. Raccontaci un po'. Esattamente, è una fusione tra tre diverse discipline: boxing, standing pilates e danza, tutto in un unico allenamento ad intervalli. Infatti io indosso dei guantini per l'appunto. Qual è l'outfit più adatto per questa disciplina? Per l'outfit per questa disciplina è comodissimo, scalzi o con calzi antiscivolo, guantini zavorrati che pesano 250 grammi, che proprio vanno ad allenare le braccia e quindi la parte superiore del corpo, oltre che aggiungere una componente cardiovascolare all'allenamento. Qual è l'origine del piloxing? Nasce a Los Angeles da Viveka Jensen, che è una trainer svedese, ballerina, ex pugile, molto molto brava, e ha voluto creare questa disciplina perché ha voluto fondere proprio le sue competenze, quindi quali da pilates e da pugile esperta, quindi ha voluto fondere queste sue competenze per creare questo programma innovativo, divertente e facile. Fantastico. E le tue competenze arrivano proprio da Los Angeles o dove hai studiato, dove hai fatto formazione? Sì, io sono laureato in scienze motorie, in realtà ho fatto tantissimi training per diventare personal trainer e ho studiato a Los Angeles proprio il piloxing. Fantastico. Piloxing è destinato più a uomini o donne? Beh, o tutti quanti? Beh, tutti quanti in realtà, però nasce principalmente per un pubblico femminile, se vedi tutti i colori sono rosa, nero, proprio Pink perché... Pink power! Esatto. Viveka vuole mandare anche un messaggio sociale a tutte le donne dicendo che una donna può essere sleek, sexy and powerful, quindi il nostro motto, elegante, sexy e potente. Chiamiamo un po' di eleganza, di donne sexy e potenti qua intorno a noi, perché ragazze, noi vogliamo provarlo. Sì, dai, sei pronta? Carica? Speriamo di non fare figuracce, lo scopro oggi per la prima volta, sono sincera, quindi dai. Cariche? Cominciamo. Cariche? Andiamo. Musica commerciale? Certo, assolutamente, tutta remixata, okay. Ti divertirai tantissimo. Fantastico. Cominciamo, allora, guardi alta, parte anche la musica, mantieni qui la posizione, fletti le ginocchia, core attivo, cominciamo, un semplice giallo, un pugno, immagina una persona antipatica da voler colpire, se non ne hai te ne presco io alcune. No, no, vai, torna indietro. Abbiamo una lista, no? Vai, torna indietro, lo facciamo un po' più veloce, ragazzi, andiamo, sì. Vai. Aggiungici anche un po' di bounce, vai, colpisci, lo facciamo più veloce, vai, up, up, immagina la sabbia che scotti, vai, sabbia che scotta, che figata, spingi, spingi, di più, forza Marina, andiamo, si sentono le braccia con i guantini, sì, eh? Vai, sì. 3, 2, corner, corner, di qua, doppio, qua, 2, 2 e 2, in diagonale, vai, 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 spingi ancora, up, torna attivo, giù le spalle, guardi alta, vai, velocissimo, vai,
attacchiamo qua! Ci divertiamo come pazzi a filarci, vai! Andiamo, scendi più c'è uno squat! Sì, scendi! Rimani qua, up and down, è uno squat, quindi lavoriamo bene tanto sui glutei e sulle gambe. E vai! Vai, scendi più giù, vai, siediti! Si sente? Rimani qua, concentriamoci solo sul braccio adesso, vai! Sì! Bicipiti, spingo, e torno al centro, lascia, recupera! Allunga le braccia in avanti, giù le spalle, andiamo a distruggere le braccia, lavoriamo sugli obliqui, sei pronta? Sì, quando recupero il fiato ti rispondo. Andiamo, un po' più veloce, vai, ruota, passa, prossima volta passa. Facciamo venire anche Lorella e Damiano, va bene? Assolutamente, sono invitati. Rimani qua, scendi bene, ok, respira, recupera, chiudo. Cominciamo Pilates, allungo le braccia, okay. Quindi proprio cambio il mood, andiamo sulla codificazione, questa gamba in avanti, scendo bene, anche sulla stessa linea, allungo le braccia, cominciamo solo, estendo le braccia, vai, letto e estendo, recupera bene il fiato e andiamo su con la gamba, piega la gamba di base, allunga più bene dalla sommità del capo verso l'alto, giusto? Corattivo, quindi ombelico verso la colonna, bravissima, sì, altera le braccia, la motivazione, va. Alterna, giusto, lento, rimani in equilibrio e tira i gomiti verso il giusto, vai, sì, vai, però non le sento le powerful, andiamo, girls. Ci siete ragazzi, sì o no? Scendo, vado indietro e allungo, indietro, 3, 2, vai su, alla bestia, vai su, rimani, 3, 2, 1, e lascio, chiedici di ballare, eh? Ah, ci sto, un po'? Sì, facili, andiamo, tu qui, andiamo, vai, up, torno, avanti, sì, vai, forte, le braccia, su, scendo, dance, vai, su, sì. Bravissimo, andiamo, ehi, vai, dance, ci aggiungiamo un piccolo bounce, guarda, avanti, doppio rimbalzo, avanti, sì, dance, e rimando qua, bravissimo, grande, sì, grande, bravo, Stefano, tutte qua insieme, brava ragazzi, hanno tre, Il bello del benessere, 1, 2, 3, il bello del benessere!